Benvenute e benvenuti al caffè dell'Ora Blu. Questa volta l'ho detto giusto, per cui possiamo partire e abbiamo un nuovo appuntamento. Con me è sempre l'immancabile Barbara, che non so mai dov'è. E ora adesso vorrei indicare anche gli altri due personaggi. Una è un gradito ritorno, un graditissimo ritorno. Barbara, tocca a te, vai, presenta. Allora, abbiamo Irene Geninatti, che abbiamo già intervistato insieme alla compagnia Trioche. E poi abbiamo con noi Danilo Ramon Giannini, e loro sono venuti a raccontarci un progetto meraviglioso che si intitola Gli Scavalcamontagne. Infatti io per questa nostra puntata del caffè li chiamerei Gli Scavalcamontagne. Okay. E adesso loro ce lo raccontano. Chi comincia, Danilo? Chi comincia? Ovviamente tu. Ovviamente io. Ormai siamo interconnessi, ci sentiamo tipo 20 ore su 24 ogni giorno per andare avanti con il progetto, quindi siamo un'unica entità ormai. Gli Scavalcamontagne è, diciamo, il progetto che ci ha traghettato fuori dal triste lockdown che noi artisti abbiamo vissuto, che non è stato, vabbè, è stato triste per tutti, per noi un po' di più perché abbiamo perso tanto lavoro, siamo stati tanto fermi e diciamo che la nostra è una categoria abituata a vivere con la valigia in mano, quindi proprio il muovere i piedi, il muovere noi stessi in giro per il mondo è una delle cose che ci è mancata in assoluto. Quindi durante una telefonata con Danilo è uscita questa idea dicendo: appena ci aprono le regioni, noi si prende uno zaino e si parte, noi si deve partire, noi si deve camminare. Ed era nata dall'idea di fare il giro degli amici, quindi prendere lo zaino, andare a piedi a trovare tutti i nostri amici teatranti in giro per l'Italia. Poi ha avuto veramente tanti step di lavorazione cerebrale, intellettuale, sociale, politica. Abbiamo ragionato su tantissimi aspetti, perché volevamo che fosse quanto più possibile un progetto significativo, ma anche un progetto che corrispondesse a noi, proprio per come siamo fatti. E alla fine è nato quello che stiamo per presentare ufficialmente, ovvero gli Scavalcamontagne, che di fatto è un format, perché sarà un Aspetta, format. aspetta, aspetta, è in anteprima, Ah, ragazzi, cioè in anteprima è la prima volta che lo premiere, presentano. sì. Giustamente, rullo di tamburi. No, Danilo, stoppami se dico troppo. no, vai, vai. Io già sono emozionato di mio per questa cosa, va bene, vai. Quindi è un format, di fatto è l'idea che degli artisti come noi si mettano uno zaino in spalla e facciano una tournée sui propri piedi, quindi con lo zaino in spalla, solo sui propri piedi, con scarpe da trekking, paese dopo paese, macinando chilometri, e ogni giorno portando al paese successivo, al paese dove arriviamo il giorno dopo, il nostro spettacolo da realizzarsi in piazza, quindi come un teatro, come il teatro di strada. Questo per tanti motivi, perché è molto più facile in questo momento realizzare uno spettacolo di strada che non riaprire un teatro. Questo perché ci piace l'idea di portare la cultura a domicilio, quindi il nostro slogan è Culture Delivery. E il bagaglio che vi portate è il bagaglio culturale, eh? Esatto. E Danilo, passo a te, vai avanti. Sì, il ruolo di Danilo mi interessa adesso. Sì, no, De Gregori parlava della valigia dell'attore, che è una cosa importante, il bagaglio che si porta dietro ognuno di noi. E noi vorremmo portare questo bagaglio appunto in ogni paese dove passeremo. Poi volevo aggiungere il discorso che comunque il format è rappresentato da Scavalcamontagne e la parte artistica che è del gruppo degli Eternauti, che è un gruppo nato l'anno scorso dall'idea di cinque artisti che si sono incontrati, hanno avuto un'idea comune e cinque, tutti e cinque di estrazioni diverse, quindi di opera lirica, parliamo di prosa, parliamo di teatro musicale, di musical. E quindi questa eterogenea, non so come si dica, va bene. Eterogeneità. Ci sta, ma abbiamo capito? Ok. Ci porta insomma ad avere delle opinioni e visioni diverse che però si incanalano tutte nella stessa idea meravigliosa che è quella di portare la cultura a domicilio in questo momento molto difficile.
E tu da che ambito arrivi? Io arrivo dal teatro musicale, dalla performance teatrale legata al canto e alla musica. E, con Irene abbiamo pensato questa cosa, io ho sempre con me il mio zaino. E l'idea è anche quella di associare questo progetto a delle realtà che magari hanno subito a livello ambientale o comunque a causa dell'uomo delle difficoltà. Partiremo dalla Val Bormida, che purtroppo è tristemente nota, insomma, per l'inquinamento che c'è stato nel fiume Bormida, poi magari Irene potrà dire qualcosa in più. E io vengo da Taranto, per cui l'idea è anche quella di raggiungere quelle zone lì dove, insomma, l'Ilva ha fatto quello che ha fatto. E sì, non solo, in generale sono non solo zone, come dire, toccate da problematiche ambientali, ma in generale zone marginali, nel senso che piccoli paesi, magari di vallate, non facilmente appetibili da tournée di grandi nomi, non facilmente raggiungibili, in cui non è facile organizzare delle proposte magari culturali variegate e interessanti. Noi abbiamo pressato tutte le proposte culturali in un'unica compagnia e portiamo un'esplosione di un po' di tutto, quindi veramente facciamo degli spettacoli che mescolano i vari generi. Allora, per spiegare bene, voi partite da Rivalta Bormida, in provincia di Alessandria, siete voi due, ci sono altri? Dove siamo in cinque in totale. Ok. Il giorno? Il giorno sarà il 28 di luglio. Ah, perfetto. Allora c'è tempo per organizzarsi, poi ci date anche gli estremi, se uno vuole partecipare cosa deve fare, perché immagino che io che sono a Milano magari voglio venire a vedere una delle vostre escursioni in montagna. Assolutamente sì, se vuoi camminare magari con noi sei benvenuto. Guarda, magari io vi posso portare nelle valli bergamasche, perché io conosco un po' meglio quelle, per cui magari se volete possiamo metterci... Ma volentieri! Per cui funziona che voi ogni giorno cambiate paese, funziona così. Esatto. Lo spettacolo è lo stesso, portate in giro spettacoli diversi? No, per la Val Bormida lo spettacolo sarà lo stesso. Okay. E praticamente è uno spettacolo ispirato all'Elisir d'amore, perché noi abbiamo una fantastica soprano che è Irene, che è un tenore. Lo sappiamo. Enzo Tremante, e quindi abbiamo sviluppato, diciamo, una storia tragicomica sulla base dell'Elisir d'amore. E ci sarà anche un ispettore strano che andrà alla ricerca di questa coppia di malfattori che portano in giro un elisir che forse, ma chissà, non vogliamo svelare troppo. Ecco, okay. Allora, io so, perché ho avuto il piacere di incontrarla dal vivo, ci ha parlato un po' con Irene della passione e anche della sua attività nell'operetta. Ha a che vedere con l'operetta il tipo di spettacolo? Io, anche perché incontrando Irene mi ha fatto venire in mente quando Rai 2, credo, la passava in TV. Infatti poi ci siamo un attimino scambiati dei ricordi dei miei, per cui volevo sapere se più o meno quell'ambiente lì, insomma. Non si dice. No, dico io. Ok, allora questo non si dice. Però così, vi ho detto che lei è la passione dell'operetta. Magari... No. Posso dire una cosa. Noi cinque, eternauti, ci siamo conosciuti nella Compagnia Italiana di Operetta. Questo okay, si può dire. Okay. E anzi, ringraziamo la Compagnia Italiana di Operetta, perché veramente ha creato migliaia di connessioni stupende nei suoi 66 ormai anni di attività, e noi siamo una di quelle connessioni. Lo spettacolo non c'entra con l'operetta, ma come non c'entra con l'opera lirica di Donizetti, come non c'entra con la prosa, come c'entra con tutto. Diciamo che è una creazione originale che è molto riconducibile anche a un sentore di varietà, si può dire così.
Okay. È tanto bella questa parola, mi piace tanto. Però ha una storia, una trama e... Sì, sì, insomma, sono, non diciamo sono di più. Parole un po'. E se qualcuno agente, volesse partecipare, ah, cosa deve fare? Allora, ci sono tutte le date sul sito valbormidaexperience.eu. Mm-hmm. E potrete, potranno le persone o venire semplicemente nel posto dove saremo quella sera e vedere lo spettacolo. Ovviamente bisognerà forse prenotare per una questione di posti, contingentati, eccetera. Oppure potranno addirittura camminare con noi. Cioè, passeggiare da una tappa potrebbe... all'altra? Sì, oh, perché questa è l'evoluzione di questo progetto. A noi piacerebbe creare proprio questo, un movimento di gente che si sposta in territori poco conosciuti e crea anche indotto in quei territori e li conosce, li vive da dentro, li assapora. Infatti quello che noi vogliamo fare è anche un grande accompagnamento social a questa marcia. Facendo conoscere di giorno in giorno le specialità dei territori che toccheremo, quindi i sapori, le persone, diciamo, le peculiarità culturali dei posti, e le racconteremo durante il nostro cammino. Per cui bellissimo, avrete di unire teatro... praticamente il turismo slow e sostenibile alla cultura, esatto, e fare un mix, speriamo, vincente. No, oh, io dicendo, te lo auguro perché l'idea è bellissima. Non riesco a parlare, stavo dicendo, scusa, un teatro. No, scusa Barbara. Un teatro all'aperto, immagino che voi ogni giorno avrete una scenografia diversa. Sì e no, noi porteremo piccole cose in giro con noi, e, però ovviamente tantissimo sarà. Ecco. Da castelli a piazze... androni di palazzi storici, in riva un lago, saranno posti incredibili. Avete già fissato il luogo dei vari paesi dove voi vi esibirete o avete già fatto sopralluoghi e tutto quanto? No, sopralluoghi non ancora, sappiamo i luoghi, ma presto saranno fatti anche i sopralluoghi. Io volevo dire una cosa molto importante, che tutto questo si sta realizzando e si sta realizzando così bene perché Comitato Matrice, che è una realtà che lavora sulla Valle Bormida da tanti anni, ha creduto in questo progetto e l'ha di fatto cofinanziato, ma soprattutto sposato a livello culturale, intellettuale, e il Comitato Matrice si occupa del FIT, che significa Festival Identità e Territorio, nella cui genesi ci sono stata anch'io tanti anni fa, ed è di fatto una raccolta di tutti gli eventi che avvengono in Valle Bormida su più di 60 comuni, eventi culturali, naturalistici, enogastronomici durante tutto l'anno. Questi vengono raccolti, calendarizzati e comunicati. Ed è una cosa molto importante perché una valle come questa, che è meravigliosa, perché purtroppo quello che diceva Danilo, il problema dell'Acna è un problema antico, ma ora risolto. Mi associerei a questo discorso istituzionale dicendo che noi abbiamo ottenuto anche la partnership della FederTrek, che è l'associazione nazionale che si occupa del trekking in Italia e quindi di tutti i cammini, e ha voluto sposare anche lei questo progetto perché insomma racchiude, come detto, cultura e natura, ed è giusto che sia così. Non c'è anche il CAI, giusto? C'è anche, esatto, c'è anche il supporto tecnico del CAI. Bene, direi che siamo giunti alla conclusione di questa connessione un po' ballerina, però in effetti lei è anche un po' ballerina, per cui ci sta, esatto, è un po' lo spirito di Irene. Chi sono le altre persone che vi portate appresso, almeno quelli che si sanno adesso, poi gli altri che vi seguiranno spero che siano in tanti, e se potete anche ripetere dove possiamo andare a prenotare, guardare, fare tutto. Sì, allora, il gruppo degli Eternauti, trovate tutti i riferimenti sia su Instagram che su Facebook. Gli Eternauti sono Claudio Pinto Kovacevic, attore, Enzo Tremante, tenore, Irene Geninatti Chioleiro, soprano, Daniela D'Aragona, attrice, e Danilo Ramon Giannini, cantante, attore. E ci trovate anche a noi sui social se volete contattarci per qualsiasi informazione. Per quanto riguarda gli spettacoli in Val Bormida, per questa esperienza degli scavalcamontagne,
trovate tutte le informazioni sul sito www.valbormidexperience.eu, dove trovate le date. Però che si apre anche una pagina Facebook. Esatto. Ci sono tutti i riferimenti data per data, tappa per tappa, e anche i posti dove lo faremo. E comunque, seguendoci sui social, poi avvicinandoci alle date, avremo tutte le informazioni complete. Perfetto. Noi vi seguiremo sicuramente, condivideremo il vostro viaggio perché è molto interessante, molto curioso e secondo me è veramente, come diceva Barbara all'inizio, un'idea meravigliosa. Che bello sapere che ci sono queste idee, soprattutto ci sono persone che si attivano e che danno anche fiducia, ci sono anche quelle che danno fiducia per portare avanti queste cose bellissime, soprattutto che avvengono dopo un periodo che insomma sembrava che tutto fosse fermo, non c'era l'inferno, il nero, e adesso si inizia a vedere un attimino la luce. Io ringrazio tantissimo anche perché è stata un'anteprima, una vera anteprima, che avete scelto noi per lanciare questa cosa, per cui vi seguiremo, ve lo ripeto, vi seguiremo per forza e ci risentiremo magari a settembre per sapere com'è andata. Io ringrazio tantissimo Irene, che parla, non parla, ma non è un problema suo, ma è un problema di connessione. Danilo, che abbiamo conosciuto, mi piacerebbe poi approfondire invece quello che ha fatto Danilo, fatto attore cantante. Saluto Barbara, saluto tutti quelli che ci seguono e grazie mille. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. 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 Ciao.